missione del giorno: far spaventare tutti gli zombie di casa. Al mio 3, travestitevi che si parte! 3, 2, 1, go! Questo è mio, l'ha regalato. È colorato. Per questo ce l'avevamo. Ce l'avevamo l'anno scorso. Adesso vediamo il piano di sotto. Oddio, quanti. Che cos'è questo rosa? Aiuto, aiuto. No, vabbè. Ragazzi, ma avete capito che dobbiamo andare a Gardap? O non avete capito? La missione di oggi è spaventare tutti gli zombie che incontreremo nel nostro cammino. Ma mi state ascoltando? Zaira Ludovica? Allora ragazze, voi da cosa vi travestite? Beh, io direi proprio di farmi un po' il sangue qui in faccia, poi anche delle croste, dei tagli. Sì, sì. E voi? Io da pipistrello. Ok. Perfetto, quindi da mercoledì pipistrello e io mi inventerò qualcosina. E Leo, ragazze? Dobbiamo andarci a... Ragazze! Sì. Ma siete ancora così? Ma vi sbrigate che Gardaland è aperto! Prendila con uno due, non con me. Su che dobbiamo andare a spaventare tutti gli zombie di Gardaland. Ma cosa state facendo? Io non ci vado, non so perché, perché ho paura, quindi mi adoro. Ma che paura che sono travestiti! E poi dobbiamo mettere noi paura a loro. Ricorda, la missione del giorno è far spaventare tutti gli zombie di Gardaland. Ok? Mamma. Quindi andate subito a travestirvi che si parte. Su, Auri, oggi è 31 ottobre, la notte di Halloween, e noi dobbiamo andarla a trascorrere tutta a Gardaland. Hai ragione. Facendo spaventare gli zombie. Perché esistono gli zombie? Ma già abbiamo un problema. Ludo! Aspetta, Zaira, ci pensiamo. Ma dai, sbrigate! Ma cosa state facendo? Ma... Ok, ragazzuole, siete pronte per la transformation? Sì! Sì! Perfetto, quindi... 2 Mamma mia, che spavento! Ragazze, ma voi lo sapete che combinate sì, così farete spaventare tutti gli zombie di Gardaland? Beh, io faccio finta di essere uno zombie di Gardaland, così. Il mio travestimento ha uno scopo ben preciso. Cioè? Allora, i zombie loro non possono spaventare me, perché travestita in questo modo io farò finta di essere un membro, cioè farò finta di essere uno zombie di Gardaland, capite in che senso? Ah, fingerei di essere una di loro. Invece, brava. E voi due? Tutte. E voi due chi pensate di spaventare? Combinate così? Oh mamma, guarda Zaira, per favore. Zaira? Io invece spaventerò tutti con il mio sguardo. Ma il mio è peggio, guarda qua. Allora, andiamo? 3, 2, 1, go! Mamma, non mi fa ridere. Papà Gennaro! Mamma Daniela! Zaira! Dio Gianni! Zia Mary! Avete 3 secondi per andare a spaventare gli zombie di Gardaland.
3, 2, 1, via. Ok ragazze, scappiamo! Siamo prontissime per spaventare tutti quanti, ma soprattutto gli zombie. Ludo, tu sei pronta per far spaventare tutti gli zombie di Gardavan? Io le e tu, Zari? Allora ragazze, andiamo! Zia Mary, sei pronta per far spaventare tutti gli zombie di Gardavan? Io prontissima, ragazzi! Ecco lo zio Gianni! Ragazze, pronte, non avete paura! Ludo, dove stai andando? Mamma, mi sento... Mamma, il cavallo di zia non si muove, vai zia! Mamma, basta, ho deciso, voglio andare sopra quell'aeroplano. Quell'aeroplano? Oh, oh, no. Anche no, Ludo. Cioè, Auri, scusami. Comunque, anche mamma, no, io soffro di vertigini. Comunque, ma tu non puoi capire. Gli unicorni ci riconoscono, ma si prendono pure di me. Cioè, nel senso, fanno così. Vogliono la foto, ma poi ti guardano bene. Cosa mi guardano? Ma chi è questa qui? Dai, andiamo a vedere gli zombie dove sono. Dentro, andiamoli a cercare, su. La tua amica si è ammaccata? Non dovevi far spaventare qualcuno tu? Facciamo una bella foto, va? Bellissime, siete proprio identiche. Ludo, tu dovevi far spaventare qualcuno tu, Ludo! Zaira? Zaira, ma tu dovevi far spaventare qualcuno, mi sa? Vai, vai! Vai vicino a questa bella fanciulla, vai Ludo, vai anche tu. Vai Ludo, vai Ludo. Vai Ludo. Ludo, mi sa che ti sta chiamando. Vai. Vai Ludo. Che belle, mi sembrate tre gemelle. Bellissime. Chi è che dovevi far spaventare tu, Ludo? Non dovevi far spaventare qualcuno? Ludo, mi sa che qui l'unica a spaventarsi sei stata tu, eh? Allora, mamma. La prima sono stata io. Ecco. Ragazzi, qui ci sono gli unicornini. L'unica che non si è spaventata, eh? Ma vedi che non faccio paura? Vedi che non faccio paura? Sì, fai paura. Ciao. Mamma, questo è Gino. Mio amico. E abbiamo Gino fatto la verifica ieri. Ah sì? Meglio andare, dai. Guardate qui quante persone. Sono tutto molti travestimenti. Zio Gianni, ma quante persone ci sono oggi qui a Gardaland? Tante! Cioè non si riesce neanche a camminare. Ma quello chi è, Auri?
fuori. Scappiamo che è meglio. Ragazze, Udo, guarda qui, dice. Oh oh. Ludo! Ludo, hai paura, Ludo! No, ragazzi, quella sito sta sfuggendo Ludo, di mano, ma, ok? Scusate, ma non dovevate far spaventare gli zombie voi! Cioè, non lo so, Ludo, scendi! Mi sembra una cozza, ragazzi, Ludo! Ludo! No, io sono in cosa? No, mamma, 5 no, ore in braccio a me! Scappare. Sì, Ludo, ma dobbiamo scappare. Ma tu devi far spaventare gli zombie. Comunque l'unica che non ha cosa paura. Cosa stai facendo? L'unica è Zaina. Sari, ma tu hai paura? Meno male, no, almeno no, tu ma, guarda. Ma io, allora, io non ho né la mano di papà, né la mano tua, né la mano su. Sono da sola. Sono da sola. Mamma, ce la vogliamo andare. Dove vuoi andare, Ludo? Mamma, ce la andiamo. Ludo, ma adesso stai tutta la sera così, Ludo? Ludo è terrorizzata, ragazzi. Questa è Tina. Ho fatto la rompiscatolina. Tina la rompiscatolina. Che mangia sempre, ecco perché ha la bocca apertina. Bene, andiamo, dai. Perfetto, ragazzi, siamo al riparo dagli zombie. Io non ho avuto per niente paura, anzi, li ho fatti spaventare. Sì, ci siamo rinchiusi in un ristorante per stare un attimo tranquilli perché avevate una FIFA, tutte e tre. E dopo prendiamo anche i marshmallow. Sì, mercoledì, come vuoi tu? Come li prendi i marshmallow, bianchi o neri? Bianchi. Neri. Tutte e due, perché... Bene. E tu, Zaira, che prendi da mangiare? Zaira, ti puoi anche spogliare, non stai andando sulla neve. Ragazzi, Zaira è un po' perplessa nel grave contesto che siamo messi. Ragazze, ma avete scelto quello che volete mangiare, Ludo? Auri, non dormire, bisogna ordinare. Su, che dopo dobbiamo andare dagli zombie. Vi ricordate qual è la missione di oggi? Fa spaventare tutti gli zombie di Gardaman, ok? Non perdiamo di vista l'obiettivo, Ludo. Mamma, l'obiettivo non l'abbiamo manco iniziato a raggiungere. Appunto. Allora, cose ordinate, tu cosa vuoi? Polpette al sugo, Coca-Cola e taglieri di salumi. Tu, Ludo? Menù del corsarino? Nuggets, mamma, e patatine? Nuggets, patatine, gelato e Coca-Cola. Menù di mercoledì. Lei, menù del vampiro. E tu, Zari? Cosa prendi come Ludo? Menù del corsarino? Sì? E poi indecisa Zaya. Sì, comunque tutte e due menù del corsarino. E io un bel tagliere polpette al sugo molto leggero, leggero. E come sì, proprio leggero. Ecco, infatti. Bimbe, coltelli non si utilizzano. E bimbe piccole, coltellini, no. Brava, Audi. Io sono grande, quindi posso utilizzare. Brava, metti giù. Mettete giù i coltellini, eh? Allora, ragazze, vi è arrivato da mangiare. Certo, ma il papà mi ha tagliato, aspetta, il gelatino. Pure, vuoi il gelatino? Ragazzi, mi servirebbe un po' di pane. I nuggets. Auri, tu? Questo un po'. Tagliere. E giustamente. E Zari, anche lei, nuggets. Mamma, giustamente. E giustamente le nuggets come me. Ma sono buoni questi nuggets? Sì, sì, Ludo. Sì, Ludo, mercoledì. La maionese, il ketchup? No, ma ci vuole un po' di pane. Qua, giusto ieri. Sì. Adesso ce lo facciamo portare. Patatine come se piovessero. Quante patatine avete ordinato, ragazze? 4. Tutte queste patatine? 1, 2, 3, 4. Guardate che fanno male, eh! No, vabbè, ragazzi, siamo indecenti. Cioè, solo noi ordiniamo tutte queste cose. Ma quante persone devono mangiare? Devono arrivare anche le polpette. Cioè, pure le polpette avete ordinato. Verdure, patatine. Zia Mary, anche le polpette ho ordinato. Mamma mia, sembra. Ma è che sono mio che non amo ancora. No, ma vedo qua di mano la situazione. No, ragazzi, siete indecenti, guardate qui. Fabi, cosa hai ordinato più? Mamma, qua tutta roba che tu hai ordinato, no noi, eh. Ma non dirmi che devono arrivare anche le polpette.
Anche, vabbè. No, vabbè. Zio Gianni, tu non sai niente, eh? Zio Gianni sta mangiando. Tu lo fai ordinare. Niente, aspetto solo le polpette. Ti sei tranquillizzata un po'? Ragazzi, mi ha fatto morire praticamente. Ho detto, guarda, metti il cappello perché sennò prendi la febbre. E lei, sì, la testa prende la febbre. Dove vica? Aurora, vieni a fare una bella foto. Auri, ti ho detto di no. Sei venuto? Venite a fare una foto con questo bel fanciullo. Venite. Vediamo chi è che ha il coraggio. Brava Zaira, brava Ludo, vai Aurora, tocca a te. Auri, vai. Foto? Pronto? Ok, ma ragazze io direi di andare. Ciao. Ecco, si è spenta anche la luce. Ragazze, scappate! Andate via! Scappate! Presto! Presto, scappate! Sì, sì, andiamo via, andiamo via! Ragazze, dove porta questo fiume? Auri! Dove porta questo fiume, Aurora? Vai, guardate lei, lei! Morto! Guarda quel telefono azzurro! Che belle che siete! Madonna mia, guardate quella navicella spaziale com'è alta! Mamma, ma quello è ancora più bello, guarda! Mamma mia! Di notte poi? Paolo, ragazzi, la guarda mi sputa all'improvviso, io non riesco a far spaventare il zombie, solo mi spaventano. Auri, mi sa che la nostra missione è fallita. Ma è fallita, sì che è fallita. Non abbiamo fatto spaventare uno zombie. Io non so zero. Nessuno. Anzi, direi proprio esattamente il contrario. Mi sa che è meglio che ci ritiriamo. No, abbiamo fallito. Ragazze, dove porta? Dove porta questa stazione? Non guardate, c'è. Ci sono dei binari. Dov'è che porterà? A sperdere. Papà, scusa, ma tu vuoi aiutarci a far spaventare qualche zombie oppure no? Sì, mamma, guarda, c'ho la maschera. Avete fatto spaventare i zombie? No, avevamo bisogno del tuo aiuto, ma tu... Missione fallita. Non ti sei travestito mamma, bene. Ma, adesso siete miei. Aspetta, ma la cosa bella è che lui ha gli occhi azzurri, no? Papà, dormi in te! Non posso tornare in me, devo far spaventare gli zombie. Dov'è Gianni? Gianni! Ho fatto spaventare gli zombie? Non ci hanno provato, ma non ci sono riusciti. Missione fallita. Ma ti posso fare una Beatrice? Adesso venite con me. Dove sono gli zombie? Gianni se ne è scappato. Avete barato. No, ma lui ci ha detto che lì sono qui dentro ad Africa all'Arancia. Andiamo un po' dritto, vediamo. Ok. Dov'è Zaira? Sì signore, eccomi qui. Andiamo a vedere gli zombie, Zaira. Andiamo. Ragazzi, stiamo entrando in una zona che non abbiamo mai visto, non abbiamo mai notato a Gardan, quindi oggi andremo ad esplorarla insieme. Speriamo che non incontreremo nessuno zombie. Madonna, no. Babi, fai paura, eh. Ragazzi, guardate lì chi c'è. Chi abbiamo trovato? Ciao! Ciao! Vuoi fare una foto, It? Auri, lo vuoi un palloncino? Guarda, lo preferisco rosa! Vieni, fai con me! No, grazie, facciamo una foto!
dovevi far spaventare tu, Aurora? Mi sa che non ha funzionato, Auri. Non mi guardare, non mi guardare, non mi guardare. Ludo, vieni qua, Ludo. No. Zaira, vai a fare la foto. Vai, Zaira, vai. Vai anche tu, Ludo, vai. Ecco, siete bellissimi. Foto. Ok. Allora, lo stai facendo spaventare oppure no? O siete due mummie pietrificate? Va bene. Ok, ciao. Ciao. Oh, oh, ragazzi, mi sa che qui è il covo degli zombie. In effetti... Perché ti puntano tutti quanti? Foto mamma, foto mia. Aurora, non ti nascondere. Oh, mamma. Che vai, Zaira, vai. Eccolo. Ciao. Ciao. E tu quel mezzo lì, quel camioncino tutto in fiamme, tuo? Ah. Dai, facciamo la foto, sì, facciamola. Brava. Oddio. E a dir poco. Cioè tu dimmi, io come posso far fare paura a loro? Ma come ci siamo trovati in questa zona, vorrei capire. E andiamocene, no? Aurora? Auri? Ragazzi, è Tina che ha perso la vita. Ho una farina. Ragazzi, le ciambelle. Brutte esperienze con queste, grazie. Oh oh, cosa è successo a questo tipo? Non sono. Amore! Ciao Izzy, ciao! Siete pronte, ragazze? Vai! Bellissime! Zia Mary tra... No, sto parlando con la mia anni. Amica. E guarda, che vi somigliate, ve lo dico. Sì, un altro poco d'anni e sarà così. Così. La differenza è che io non fumo e lei sì. Il prima e il dopo. Signora... Foto, girati. Allora, intanto le cose che le posso consigliare sono mangiare di più, non fumare e pulirsi occhi. Piace le consigli della tua amica? No. Fatti una bella foto con la tua amica. Guarda Ludo come la guarda. La stai guardando un po' perplessa. Ludo, perché la guardi così, Ludo? Ludo, perché la guardi così? È magra. È così carina. Guarda che chic con questo taglio di capelli. Guarda che chic. Mi tolgo la porta. Fatti una foto, Ludo, vai, siediti. È bagnata. È bagnata? Foto.
ecco i tuoi marshmallow. Guarda. No. Vai Ludo, scegli il tuo marshmallow e andiamo ad abbrustolire. Sei pronta? Andiamo. Auri, hai visto le granite? Sono tutte fosforescenti. Eh sì, mamma. Che strane, vero? Mamma, io sono mio perché... Che gusto prendi? Sono mio. Chi è che la granita? Io. Come sono Coca-Cola. Ludo, ma è possibile che tu ti mangi sempre questi marshmallow? Zari, non li vuoi assaggiare? Sono buoni! Non ti piacciono? Auri, e tu? Io mi gusto la mia granita in santa pace, però non buttarmi una poco perché sennò poi si scioglie, quindi... Ma che freddo fa qui, ragazzi! Quale coraggio, mi una streghetta, Ludo! Altro che mercoledì! Si è tolto tutto il trucco! Oh, sì. Devo dire che questa gonnellina che ti ritrovi, Ludo, sei veramente buffa, eh. E vabbè ragazzi, che dire? Tutte e tre abbiamo perso la challenge. E vabbè ragazzi. No. Iscrivetevi alla campanellina e lasciate tantissimi pollicioni in su. Fatelo, eh. Ciao. E questo è basta.